L'Hotel Parliament Reykjavik è uno degli ultimi progetti che lo studio di cui sono socio ha realizzato. Lo studio è THG Architecture, è uno degli studi principali che abbiamo in Islanda. Curio è una catena di hotel che fa parte del gruppo Hilton ed è una catena particolare perché riguarda hotel, progetti che narrano una storia. Curio è una versione abbreviata di Curiosity, quindi il cliente è un cliente curioso che visita questa località e vuole che gli venga narrata una storia specifica dell'hotel. La storia di questo hotel è interessante e complessa. Uno degli obiettivi che ci siamo posti nell'identificare cosa raccontare e quindi in che modo poi sviluppare il design è stato mettere insieme delle storie diverse che accadono tutte nello stesso posto, in epoche diverse. Avevamo la necessità di non costruire un edificio che apparisse come una massa veramente importante. Siamo nel centro storico, gli edifici sono piccoli, hanno altezze limitate, hanno quasi sempre tetti spioventi, hanno colorazioni non omogenee. Quindi abbiamo emulato volontariamente questo linguaggio in modo che al visitatore o al semplice cittadino l'edificio appaia in armonia. Si ha quasi una non percezione che è un edificio unico. Se non se ne conosce la destinazione di uso, si può pensare che sono edifici diversi che ospitano funzioni diverse. L'albergo che abbiamo curato è un albergo dall'aspetto eclettico, quindi abbiamo arredi anche in contrasto tra di loro. Avevamo una grossa collaborazione positiva con gli investitori e questo ci ha permesso a noi designer e a me particolarmente di poter dare, diciamo, un forte impulso a far sì che questo hotel avesse un carattere, diciamo, signature, che fosse un viaggio nella storia dell'Islanda. Come accennavamo, il Curio racconta una storia ed è necessario che l'ospite possa godere del tempo passato nell'hotel, quindi abbiamo cercato di ridurre al minimo i luoghi di semplice attraversamento, ma ogni luogo è un luogo di esperienza, quindi ci sono punti pausa, ci sono delle soste, ci sono pezzi d'arte dislocati all'interno dell'edificio e soprattutto l'edificio funziona anche come un binocolo verso la città. Ci sono dei punti panoramici molto forti, si può godere di punti di vista privilegiati essendo, diciamo, in altezze importanti. Abbiamo curato ovviamente il disegno particolare di diversi elementi di arredo che si possono riscontrare con coerenza attraverso l'attraversamento dell'intero edificio, passando dai piani pubblici, aperti al pubblico e comuni, alle camere, alle junior suite oppure alle suite più importanti che abbiamo nei piani elevati. Per quello che riguarda i rivestimenti in ceramica, diciamo che li abbiamo divisi più o meno per aree di utilizzo. Abbiamo usato aziende italiane, la FMG, abbiamo usato la Iris Ceramica e abbiamo usato Ariostea. In tutto l'insieme abbiamo quindi oltre 6 edifici e abbiamo una superficie calpestabile di quasi 15.000 metri. Abbiamo realizzato circa 10.000 disegni per la realizzazione dell'intero progetto. Questo è un numero ovviamente che è stato bello scoprire solo alla fine, perché ci avrebbe probabilmente terrorizzato negli anni.